Bentornati a tutti gli amici di China This Channel. Oggi parliamo in modo un pochino più approfondito di questo smartphone che è lo Xiaomi Note 5A versione Prime. Intanto benvenuti a tutti, bentornati a tutti. Mettete un bel like al nostro video, sosteneteci, condividete, perché stiamo crescendo e abbiamo bisogno del vostro supporto costante e siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo insieme a voi. Il primo ringraziamento a GearBest per la spedizione di questo oggetto, di cui abbiamo già fatto l'unboxing e del quale abbiamo visto anche il fratello minore, il Note 5A normale, che differisce da questo oggetto in alcuni particolari che non sono, a mio avviso, molto rilevanti. I due oggetti si presentano molto simili. Parliamo un po' di dati tecnici alla veloce, perché a me interessa farvi capire e dirvi e raccontarvi come funziona nella vita quotidiana, che è ciò che è più importante al di là di qualsiasi benchmark e analisi fine a se stessa. Solo per darvi un'infarinatura generale, vi dico che intanto monta uno Snapdragon 435 a 1.4 GHz, invece il suo fratello minore montava il 425, quindi un pochino di potenza in più a bordo. Qui abbiamo 3 GB di RAM anziché 2 sul Note 5A normale e 32 GB interni di storage, quindi sono più che sufficienti. Abbiamo un Adreno, una GPU Adreno 505 e una risoluzione di 1280x720. Non è un Full HD, ma vi garantisco che nella visualizzazione dei contenuti multimediali è un display che mi ha sorpreso in positivo. Non si vede la griglia dei pixel nemmeno da vicino, è un display non luminosissimo, che però si vede comunque bene sotto la luce del sole e presenta ottimi dettagli e angoli di visuale. Quindi il display mi ha sorpreso in positivo, soprattutto per i colori molto naturali, a volte tendenti un pelino al saturo, ma basta andare anche a modificare un po' i parametri del display. Quindi sicuramente il display lo mettiamo tra i punti di forza di questo smartphone. Poi la batteria non è removibile, da 3080 mAh. Lo smartphone arriva a sera sempre con un buon 15-20% di batteria residua, perché è molto ben ottimizzata la parte software, quindi la MIUI 9 che è già stata aggiornata, che vi arriverà con la 8 ma sarà aggiornata immediatamente alla 9, la Global. E abbiamo anche l'espandibilità della memoria, abbiamo un carrellino triplo da ben 3 scomparti, come avevo già fatto vedere l'altra volta, sia l'alloggiamento della micro SD che 2 slot liberi per le 2 SIM. Adesso me ne è saltata via una, quindi la devo andare a rimettere. Ecco, quindi questo è una chicca veramente non da poco, perché lo smartphone può utilizzare una memoria esterna oltre alla sua in contemporanea alle 2 SIM che sono in dual standby. Le fotocamere: abbiamo una fotocamera posteriore da 13 megapixel con apertura f2.2, poi vedremo i sample. Fa ottime foto di giorno, veramente belle, nitide, con poco rumore, e per la sua fascia di prezzo questo smartphone fa delle foto veramente buone. Di notte ovviamente il rumore aumenta, il sensore è molto piccolo, l'apertura è quella che è, e quindi bisogna utilizzare la modalità notte, stare fermissimi. C'è anche una modalità manuale, ma comunque fa quello che può, ecco. Quindi di notte fa delle foto attorno al 6, di giorno invece un bel 7,5-8 abbondanti, se lo merita, perché restituisce degli ottimi scatti. La camera frontale ha la particolarità di essere una selfie cam da 16 megapixel con addirittura il LED flash posto qui da questa parte. Questo è un flash frontale che si attiva allo scatto del selfie notturno. Si può anche disattivare ovviamente, ma c'è questa particolarità, ed è da 16 megapixel, invece quella posteriore da 13. Infatti la cosa fa un po' sorridere, ma abbiamo detto supporto alla banda 20 in LTE, non ha difficoltà di recessione, prende molto bene anche il wifi, NFC non presente, dual nano SIM, peso
assolutamente accessibile, si tiene molto bene, è molto maneggevole per essere un 5.5 pollici, anche perché la scocca in plastica, che da vedere dà una sensazione premium, eppure è di plastica, ma fatta benissimo, nessuno schicchiolio, veramente costruito bene. Qui abbiamo le bande in plastica, gli inserti per le antenne, sensore di impronta digitale precisissimo e velocissimo, e il peso, dicevamo, è di appena 150 grammi, quindi per essere un 5.5 pollici, quindi polliciaggio generoso, non è eccessivamente pesante, e lo spessore si aggira sugli 8 mm, qualcosina in meno, 7.7, quindi anche abbastanza sottile. LED di notifica presente qui, in alto a sinistra, e abbiamo invece purtroppo i tasti sulla cornice, che hanno un buon feedback della vibrazione, non retroilluminati. Le prese: micro USB, speaker di sistema, microfono, tasto on off sulla parte destra e bilanciere del volume. In alto abbiamo la chicca del trasmettitore a infrarossi, oltre al microfono per la soppressione dei rumori, e il jack da 3,5 mm. Qui il carrellino nella parte sinistra delle SIM più la micro SD. Non abbiamo altri ingressi. La scocca, ripeto, mi ha stupito dal punto di vista della costruzione per essere uno smartphone che ad oggi costa attorno ai 100 euro. Noi l'abbiamo pagato in una super promo 89, quindi l'abbiamo preso al volo perché eravamo curiosi di provarlo. L'audio in capsula è ottimo, ci sentono benissimo e noi sentiamo gli altri benissimo. Lo speaker lavora bene, anche se a volumi alti risulta un pochino impastato, quindi nel complesso la parte telefonica è promossa a pieni voti. Adesso lo accendiamo e vediamo un po' come gira. Ricordiamo anche che questo è il 5.5 pollici più economico sul mercato, perché a questo prezzo non se ne trovano altri di così economici, soprattutto con queste caratteristiche. Il display molto, come dicevo, ben dettagliato, guardate l'immagine nonostante il riflesso, qui abbiamo il carosello degli sfondi che cambiano, il sensore di impronte digitali velocissimo, mezzo secondo neanche, basta appoggiare il dito e subito si sblocca. Poi lo smartphone gira molto bene, le applicazioni in background io ne tengo sempre almeno una decina, una quindicina, guardate com'è, io poi addirittura le blocco, gli faccio il lucchetto. Qui intanto abbiamo il nostro canale, ricordatevi di iscrivervi, quindi guardate qua, le app si aprono molto molto velocemente, anche ad andare su Facebook, che è un'applicazione molto pesante, sì, fa un po' fatica ad aprirlo perché ovviamente il processore non è proprio una scheggia, però i 3 giga di RAM aiutano, guardate che comunque riusciamo a renderizzare la pagina molto bene. Qui abbiamo poi, se io vado su La Repubblica e vediamo come gira un po' il sito, guardate che questo 435 anche sotto stress non scalda assolutamente mai. Ci ho anche giocato e qua dietro non si sente il minimo, qua dietro non diventa neanche tiepido, rimane sempre fresco lo smartphone anche se lo utilizzate tanto. Io sono arrivato a fare con questa batteria anche quelle 5,5-6 ore di display, ma con uso veramente intenso, con, ripeto, almeno 15 app in background aperte. Guardate anche ricordatevi che comunque questo è un sito molto pesante e comunque guardate che non ha nessun tipo di problema. Adesso richiediamo il sito desktop così vediamo come se la cava. Questo è uno dei siti più pesanti che ci sono online per quanto riguarda l'Italia, e andiamo a aprire una notizia e vedere come se la cava. È abbastanza veloce, devo dire. Guardate anche il dettaglio delle scritte e il bianco com'è, ben definito, i caratteri sono ben definiti, i pixel non si notano a occhio nudo, non si vedono, quindi devo dire che l'unità IPS, nonostante sia un HD e non un Full HD, è veramente ottima. L'audio è veramente valido. Adesso mettiamo una sigla di uno smartphone.
è alto, un pelino impastato, ma è un buon audio. Sui dialoghi, bentornati a tutti gli amici di China Deals Channel. Si sente bene anche il parlato, come noi, oggi. Quindi l'audio è più che soddisfacente. Poi andiamo a vedere un po' il software. Allora, qui abbiamo infotelefono versione Android 7.1.2, livello patch di sicurezza del 1 gennaio 2018, non è aggiornatissima. La MIUI attuale stabile, che col quale viene aggiornato questo smartphone appena vi arriva, perché vi arriva con la 8.5 e poi si aggiorna alla 9. Dipende poi anche dagli stock, certi stock arrivano direttamente con la MIUI 9 installata. 9.2, octa-core abbiamo visto, 3 GB di RAM, 16 disponibili su 32 totali. Poi ho fatto tante foto, quindi display abbiamo visto l'altra volta come si regola, suoni e vibrazione, temi, ci sono i temi, ovviamente bisogna essere loggati col proprio mio account tramite il proprio numero di telefono, se ne trovano finché volete, ce ne sono tantissimi anche online. Batteria, io non ho mai dovuto attivare il risparmio energetico, vi garantisco che con questa batteria e questo processore poco energivoro, arrivati a sera con un uso da medio intenso, con un buon 20% residuo. Se lo stressate come faccio io, che ci metto le offerte, scrivo articoli, faccio post su Facebook continuamente, tengo 10-15 app in background aperte, allora magari vi dura anche un po' meno. Faccio foto, video continuamente. Ecco, nei video purtroppo la qualità non è eccezionale. Andiamo a vedere le opzioni nei video, come li fa? Li fa solo al massimo in Full HD a 30 frame per secondo, e le opzioni che abbiamo del video c'è solo il time lapse, quindi non c'è altro. Invece per quanto riguarda le foto, andiamo a vedere, ci sono tutte queste impostazioni aggiuntive: panorama, timer, audio, manuale, quindi si può andare a lavorare un po' sulle impostazioni manuali, bilanciamento del bianco e ISO, quindi neanche tantissimi parametri, bellezza, e notte, scena, tilt shift, che è quella in cui viene sfocato la parte periferica. Che dire, la fotocamera comunque si comporta bene, come abbiamo detto, e questo smartphone, per essere di fascia media e avere un prezzo attorno più basso, attorno comunque ai 100 euro, 110, 120 in base ai momenti e alle offerte, ripeto, è assolutamente da consigliare, perché offre tantissimo, buona autonomia, buon display, buone foto di giorno, ovviamente con poca luce meno, fluido, reattivo, non ci sono impuntamenti, non ci sono lag. Questa è la global, ovviamente. Io non ho provato lo sblocco del bootloader, non ho messo altre ROM per il momento, perché gira benissimo così, e quindi è un telefono che è pronto all'uso, cioè voi lo comprate, esce dalla scatola, c'è già l'italiano, Play Store, Google Apps, è già pronto all'uso e potete tranquillamente fare e utilizzarlo come più vi piace. Anche nelle mail la sincronizzazione delle notifiche è ottima e arrivano tutte puntuali, addirittura ci sono le applicazioni di sistema che vengono aggiornate, si possono vi fa vedere quando ci sono degli aggiornamenti delle applicazioni di sistema. Adesso qui non rileva niente per il momento, si vede che sono tutte aggiornate. Abbiamo anche una modalità salva vista, modalità lettura qui, che se attivata ci dà la possibilità di fare una schermatura alle tonalità blu e ci riposa la vista nel caso in cui dobbiamo utilizzare lo smartphone con poca luce o in penombra. Io personalmente la utilizzo spesso, ci sono alla disposizione dei toggle che sono sempre comodi a portata di mano, luminosità automatica che si comporta molto bene, devo dire, rileva molto bene gli ambienti, si attiva e si disattiva nel modo giusto senza che dobbiamo andare a intervenire più di tanto sulla modalità manuale. C'è il secondo spazio, se voglio attivare una seconda
una specie di clone del telefono per poter utilizzare il telefono come se avessi un secondo spazio di archiviazione, come se avessi il telefono diviso in due, dove posso tenere i dati, diciamo, un pochino più riservati e personali e lontano da occhi e sguardi indiscreti. Abbiamo addirittura la possibilità di clonare le app. Andiamo a cercare le app che ci interessa clonare e poi le andiamo a duplicare, in modo che posso avere due account contemporaneamente della stessa app. Questa è una cosa veramente comoda. Sono i vari permessi, sincronizzazione, postazioni aggiuntive con tutte le lingue, quick ball è un tasto veloce per poter, se lo attivo, lo posso trascinare dove voglio, e ha tutta una serie di gesture che vanno impostate. Le opzioni sono veramente tante e è davvero completa, e a me personalmente continua a piacere tantissimo. LED di notifica è monocromatico, purtroppo c'è la modalità una mano che si può attivare, vedete, utilizzare e poi scegliere se utilizzare 4,5 pollici, 4 pollici e 3 pollici e mezzo, facendo così, vedete, lo swipe, puoi cliccare due volte per poi lo screenshot. Io ho scelto di tenere premuto il tasto home, si possono utilizzare anche se andate in impostazioni aggiuntive e potete modificare questi parametri a vostro piacimento. È uno smartphone completo che noi consigliamo. Conclusioni: mettete un bel like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al nostro canale e continuate a supportarci. A presto a tutti gli amici spacchettatori seriali di China Deals Channel.